Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi mi voglio dedicare alle mie serie TV preferite, che ho volutamente escluso dal video dei miei preferiti perché sarebbe uscito un video lunghissimo. E poi perché mi voglio concentrare principalmente nei dettagli, finché posso, ovviamente non mi faccio spoiler, giuro. E quindi partiamo subitissimo a parlare. Quattro serie di cui parlare, ma se volete sapere tutte le serie che seguo, vi linko giù in descrizione il mio profilo di TV Time e il mio profilo Instagram se volete seguirmi, bravi. Ma partiamo subito. Allora, la prima serie che vi dico è Lost. Lost si compone di 6 stagioni, ma ed è un po' complicato da spiegare, ma ci provo lo stesso. La serie inizia con un disastro aereo e i protagonisti si ritroveranno su un'isola alquanto misteriosa. Infatti, i 48 sopravvissuti non solo dovranno sopravvivere, quindi cercare cibo, acqua, rifugi, eccetera, eccetera, ma dovranno fare anche i conti con tutti i misteri dell'isola, quelli futuri, passati, presente, e delle persone che ci hanno vissuto, che ci vivranno e soprattutto con quelli che ci vivono. Io penso che Lost sia una serie TV dove non ci si capisce niente. Vengono poi spiegate, altre invece non lo sanno nemmeno loro cos'è, cioè che cosa hanno inventato. È comunque una serie molto attuale, molto vista, che vi tiene veramente sulle spine dalla prima puntata fino all'ultima. Rimanete attaccati tipo così allo schermo. Comunque, io un consiglio che vi posso dare è godetevela, godetevela, godetevela. Avete milioni di pippe mentali che non potete capire. Seconda serie di cui vi parlo è Prison Break, che ha 5 stagioni, la quinta di due fratelli, Lincoln e Michael, che devono fuggire da qualsiasi cosa. Infatti, Lincoln è stato ingiustamente accusato di un omicidio e il fratello Michael si fa incarcerare nella stessa prigione di farlo evadere e quindi salvarlo dalla pena di morte. Ovviamente il suo piano di fuga prende anche l'aiuto di altri detenuti, poi chi va di qua, chi va di là, ma Lincoln e Michael rimarranno uniti finché si può, ovviamente. Credo che questa serie TV insegni veramente cos'è l'amore fraterno, ti fa capire cosa veramente un fratello può, veramente una persona può fare per il fratello, per la sorella, insomma, siamo lì. Dei valori molto validi. È anche un'idea molto molto valida, però purtroppo bisogna ammetterlo, Prison Break ha i suoi alti e bassi. Era partita molto bene, però ve la consiglio lo stesso, secondo me merita comunque. La terza serie è Grey's Anatomy. Ok, Grey's Anatomy si compone di 14 stagioni ed è stata rinnovata per una 15ª stagione. Io mi trovo alla decima, quindi penso di aver capito qual è l'andazzo di Grey's Anatomy. Shonda Rhimes è un'assassina, ecco, dovete sapere questo prima di iniziare, vi dico solo questo. Comunque, Grey's Anatomy racconta di un gruppo di specializzandi che appunto iniziano la loro specializzazione all'ospedale di Seattle Grace. La protagonista è Meredith Grey, che poi sarà accompagnata anche dai suoi amici specializzandi, in particolare Christina Yang. Grey's Anatomy in realtà racconta le loro avventure, sia in ospedale che al di fuori dell'ospedale, amicizie, amori, matrimoni finiti male, vabbè, tutte queste cose qui. Meredith poi infatti trova anche l'amore in Derek Shepherd. In realtà la vita da medico non è proprio molto semplice. Grey's Anatomy credo sia una serie che diciamo ti insegna a livello medico, in realtà non so fino a che punto in realtà, sia a livello di amicizie, di relazioni in realtà, ma ti fa anche ridere, io meriti una speranza, quindi magari la iniziate e poi se vi scoccia la lasciate lì, perché 14 stagioni ammetto che avevo di non poter iniziare mai perché appunto mi frenava questa cosa delle 14 stagioni. Però diciamo ultima serie bonus, perché in realtà all'inizio ne volevo mettere solo 3, però quest'ultima l'ho vista di recente, l'ho finita tipo 10 giorni fa ed è Sense8.
Sensate racconta di 8 persone sconosciute tra loro, non si conoscono, infatti ognuno vive in una parte che hanno una connessione psichica, non so come definirla, perché loro non solo possono connettersi con la mente, ma possono anche vedersi, possono trasportarsi nel luogo in cui si trova l'altro. Non so se si è capito con questa spiegazione, però Sensei ti insegna a è veramente l'amicizia, le relazioni a distanza, anche se non tanto a distanza, a lottare per una cosa buona, a lottare per la felicità, insomma, diciamolo così, che loro comunque avranno delle difficoltà, degli scogli da superare, poi ovviamente poi si vedranno, rimarranno in contatto non solo fisicamente ma anche tramite la mente, diciamo. Se voi conoscete queste 4 serie, fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciute, qual è la vostra serie TV preferita, quali sono, e lasciate un like se questo video vi è piaciuto, se volete condividetelo, e vi ricordo che in descrizione ci sono i miei profili di Instagram e di TV Time se mi volete seguire, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!